Un saluto a tutti quanti ragazzi, io sono Dualtube Channel. È uscito un pelo in anticipo l'articolo sullo stato di Arena per quanto riguarda agosto. E mi sento un po' stupido per non averci pensato prima, perché ovviamente la settimana prossima esce Amonkhet Remastered. E come possono essersi dimenticati questa ennesima occasione per ricordarci di comprare i loro prodotti? Io avevo un paio di video di gameplay che volevo pubblicare, perché tipo ce n'è uno che mi ricordo mi era stato chiesto su Facebook ancora tipo un mese fa, non ho ancora trovato il tempo di pubblicarlo e la cosa mi sta veramente iniziando a dare un bel po' di fastidio. Lunedì volevo pubblicare un video, ma hanno fatto una banned. Va bene, ha la priorità. Ieri mi sono preso un po' di respiro, anche perché avevo un po' di cose da finire e soprattutto sto cercando di non fare un video al giorno. Ok, ho detto benissimo, oggi, mercoledì sarà il giorno dei gameplay. Eh no, perché c'è Amonkhet Remastered. Il punto è che in realtà non c'è solo Amonkhet Remastered. E quindi, siccome bisogna un pochettino accennarlo, fortunelli che non siete altro, oggi vi beccate due video. Questo adesso, il gameplay ve lo pubblicherò questa sera. Allora, fondamentalmente, che cos'è Amonkhet Remastered? È la prima pietra, il primo passo nel principio della Wizard di importare il Pioneer su Arena, che è una figata perché Arena ha la fortuna di essere molto più economico, soprattutto se utilizzato nel lungo termine per i giocatori che non vogliono proprio spendere troppo, ed è una gran cosa. E onestamente lo trovo anche molto più veloce per certe cose, molto più intuitivo, molto più approcciabile rispetto ad MTGO. Ma ok, questo è il primo passo. Amonkhet e Ora della Devastazione arriveranno tra l'incirca più o meno tra una settimana. Le date, vabbè, dopo troveremo le date. Ok, e sarà il primo passo appunto per portare il Pioneer su Arena. Ottimo. Allora, 338 carte ottenibili tramite le boosted, tramite facendo seal e draft, soprattutto craftando. Le meccaniche, questo è un piccolo paragrafo che ci dice che come saranno approcciate le nuove meccaniche di Amonkhet a livello proprio di gameplay fisico. Le carte con imbalsamare ed eternalizzare, eternalize, non mi ricordo come in italiano, ci compariranno a parte, come tipo succedeva con Crozza, Uro, il gatto da rianimare, cose da rianimare al cimitero, eccetera, eccetera. Invece per quanto riguarda Exert, cioè sforzare, ci apparirà appunto quando attacchiamo la modalità di chiedere se vogliamo sforzare la nostra creatura. Ok. Fin qui tutto abbastanza accettabile. Poi però arriva questo per niente interessante, per niente non preoccupante paragrafo dove trovare i preview. E io sono rimasto lì un attimo a guardare, ho detto, ma sono così scarso a tradurre dall'inglese o mi sto perdendo qualcosa? Perché se è un remastered di un'espansione, ed è un'espansione che è già uscita, che preview ci sono da fare? Aspetta che leggo, è meglio. Sembra che Nicol Bolas non sia l'unica cosa che si nasconde dietro quella grande facciata che è la città all'interno dell'oasi. C'è un sacco di deserto lì intorno senza dubbio molti altri segreti devono essere rivelati in via di questo evento risolutivo. Se vi state chiedendo perché abbiamo messo un piccolo asterisco alla fine del totale delle carte, tenete un occhio su questo articolo che è il calendario contro cui verranno fatti i preview di Amonkhet Remastered. Ed effettivamente qui c'è un preview, c'è un piccolo asterisco. Io ho un po' il terrore che sia stato tipo aggiunto qualcosa ad Amonkhet. Quindi tipo un qualcosa tipo, non lo so, forse come l'invocation di Amonkhet, un po' per infilarci dentro un qualcos'altro per quel formato. Ed io ho un po' l'impressione che abbiano trasformato questo prodotto, che già era un prodotto di per sé più che funzionale, in un prodotto addizionale per Arena con annesso prodotto addizionale. E non va bene, ragazzi, non va bene.
Premier Draft dal 13 al 17, dal 13 agosto al 17 settembre, quando uscirà Zendikar Rising, i Sealed dal 13 di agosto al 21 di agosto, quindi si potrà fare Sealed di Amonkhet più Hour of Devastation solo durante questa settimana. Poi per quanto riguarda la rotazione, sono stati aggiunti questi due nuovi piccoli eventi, cioè Standard 2001 e Standard 2001 Ranked, in cui praticamente si potrà giocare degli normalissimi eventi di Standard, ma utilizzando solo le carte che attualmente rimarranno in Standard, quindi dal Trono del Drain in poi, Eldraine, Teros, Ikoria, M21. Ora, io posso capire che pur di farci scappare dal terribile momento in cui lo standard si era infilato fino alla settimana scorsa, avessero fatto di tutto e che probabilmente il ban di lunedì non era proprio totalmente calcolato. Quindi, boh, vabbè, posso anche apprezzare questo evento. È un evento che reputo nonsense perché in realtà, almeno per me, che mi approccio ad Arena come un modo per testare, per allenarmi, per poi giocare costruito. Di un formato fatto di mezzo standard non me ne faccio niente. È inutile che mi scriviate facciamo uno standard solo con le carte che rimarranno in standard così da farvi un'idea di come sarà lo standard, perché o mi prendete per scemo o siete scemi voi. Va bene. Renewal è tornato l'uovo, che l'uovo qui in particolare che vi comparirà nel vostro profilo, ma ci saranno delle come si dice, degli aggiornamenti, delle novità in più nello stato di Arena di settembre in cui ci spiegheranno più o meno cosa conterrà, anche se più o meno qui ce ne fanno già un esempio. In-game rewards come boost di Zendikar Rising, Special Card Sleeve che commemorano l'uscita dell'espansione, quindi elementi cosmetici senza alcun tipo di valore, ma vabbè, sì, finché alla gente piacciono. Qui c'è un piccolo paragrafo su Jumpstart. Ah, beh, sì, Brawl, Rune d'Alo è bannata nello standard da Brawl. E una volta che uscirà fuori, anche qua l'intervento di Gideon sarà bannato per quanto riguarda il Brawl Historic. Se siete appassionati di quel formato, almeno lo sapete prima. Niente, ci ritroveremo delle sorprese dentro ad Amonkhet Remastered. E sono proprio gioioso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e ci vediamo nei commenti del video. Ed ora alla risoluzione dell'indovinello, vi darò una prova di memoria che neanche i giocatori di Memory sono così bravi. Dunque, Modern Pyromancer. Questa è facile perché tutti i deck box grandi sono da Modern. Modern Pyromancer e Modern Mono Rosso tendente al Prowess. Devo ancora identificarlo un pochettino. Pioneer Mono Black Vampiri. Pioneer Boros Knight, Pioneer Mono Red Dragon. Molti di questi mazzi sono da Pioneer perché è il formato in cui attualmente mi piace costruire di più. Pauper, Pioneer Mono Red Prowess. Quindi sono sempre due mazzi da Pioneer, che però non vi dirò cosa contengono perché sono ancora degli esperimenti super segreti che sto facendo e quindi me li terrò per me, ma sappiate che sono mazzi da Pioneer. Legacy, Standard, Modern, Tiny Leader. Nel momento in cui registro tutto questo, finora nessuno ha indovinato qual è il formato mancante. Ragazzi, non mi conoscete abbastanza bene. Il formato mancante è Commander. Il formato per me è il più schifoso e meno divertente di tutti. Perché vi chiederete? Grazie per l'ottima domanda. Per questo semplice motivo. Solitamente quando giochiamo una partita Magic, l'altro cerca sempre di scombarmi in faccia, ma riesco a contenerlo. Quando invece giochiamo a Commander, ci sono tipo altre 5 persone che vogliono scombarmi in faccia. E già io non ero molto eccitato dalla prima persona che voleva scombarmi in faccia. Figuriamoci quando c'è tutto un tavolo che vuole scombarmi in faccia. A un certo punto dico, potrei scombarti in faccia anche io, ma no, preferisco non giocarci. Un applauso comunque a Giacomo Chiappa, perché ha tirato fuori un loop nel sistema quando ha proposto che io non avessi montato mazzi da Historic. E io ero lì,
Hai ragione perché tecnicamente sono tutti su Arena. Bravo!